con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua, guardando verso il cielo, quindi emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con l'aiuto del Signore, in quest'ultima Maria vorrei con voi fare un po' una sintesi e anche un approfondimento del tema di questa 23ª domenica del tempo ordinario, che converge sul miracolo del sordo muto, avendo un occhio particolare sulla seconda lettura, che sembra apparentemente un po' scollegata dal tema di oggi, ma vedremo con l'aiuto di Dio che così proprio non è. Come dicevo già ieri sera, tutti i miracoli di Gesù, piccola sintesi, hanno sempre un riverbero interiore. La sordità esterna rappresenta e significa la sordità interna, quindi l'incapacità di ascoltare cosa in questo caso? Chi parla con la C maiuscola, la voce di Dio, o l'incapacità di intenderla o la non volontà di starlo a sentire. Da questa incapacità deriva l'impossibilità di parlare, il mutismo è conseguenza della sordità. E dicevo ieri sera, pensate alla sapienza della liturgia della Chiesa, no? Noi adesso stiamo terminando la liturgia della parola, quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo ascoltando la parola di Dio. Il sacerdote che parla dovrebbe avere il compito di aiutare a assimilare quello che Dio ci ha detto. Dopo che facciamo? La professione di fede, quindi si ascolta. Ci credo a quello che ho ascoltato? Sì, lo dico che ci credo. Poi al termine della messa che cosa ci dice il sacerdote? La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. A me questo è il congedo che piace di più. Un tempo c'era molto più semplicemente ite missa est, in latino, tre parole. Andate, la messa è, attenzione, la messa è, non la messa è finita. Cioè, avete ascoltato? Sì. Avete detto che ci credete? Sì. Avete ricevuto la forza dalla rinnovazione del sacrificio di Gesù? Sì. E qualcuno si è pure fatto la comunione, quindi c'è Gesù nel cuore? Sì. Quindi adesso che si fa? Si va a vivere tutto quello che abbiamo vissuto. Quindi c'è un circolo, un processo che parte dall'ascolto, prosegue nel parlare, nella professione di fede e termina nella vita. Ecco perché San Giacomo, la seconda lettura, ci facciamo un riferimento, dice: la vostra fede nel Signore Gesù, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. E poi fa un esempio che dice: ma che c'entra questo la fede? Dice: entra uno nella vostra assemblea con un bel anello d'oro al dito, entra uno straccione, tu al ricco gli dici: dai, mettiti seduto in un posto d'onore, e al povero gli dici: senti, mettiti per terra. Che c'entra questo con la fede? C'entra, e come? E qui entriamo nella dimensione un po' più profonda di queste riflessioni. Speriamo che il Signore mi aiuti ad essere al tempo stesso, se ci riesco, chiaro e breve. Che c'entra trattare male un povero e trattare con i guanti bianchi un ricco con la fede? Che nel credo diciamo: credo che la ricchezza sia un male da cui guardarsi e la povertà un'attenzione da ricevere. Non direttamente, non diciamo questo, però questi comportamenti, generalmente chi si comporta in questo modo
non ci pensa, lo fa in automatico, cioè uno vede una persona di un certo riguardo arrivare e si sente naturalmente portato a, vede una persona che vale poco e si sente naturalmente portato a. Attenzione, dietro i nostri comportamenti, anche se noi quasi mai ci pensiamo, ci sono dei modi di pensare, delle idee. Domanda, figlioli miei cari, il nostro modo di pensare, le nostre idee, noi, da dove lo prendiamo? E quanto siamo consapevoli di come è il nostro modo di porci e di pensare, due? E quanto siamo consapevoli se il nostro modo di porci e di pensare sia in accordo con quello che pensa Dio oppure no? Ecco perché è tutto quanto connesso. Quali sono i sensi da cui noi prendiamo? Uno è l'orecchio, che è molto più importante di quello che pensiamo. Dicevo già ieri sera, come impara un bambino a parlare? In base a quello che vede? No, in base a quello che sente. Come avete imparato a parlare voi? Che forse mamma e papà vi hanno fatto vedere qualche cosa o vi hanno fatto qualche lezione di grammatica, come quando si impara una lingua da adulti, no? Tu impari una lingua da adulti, vai da una professoressa che sta qui dietro, che è molto brava nelle lingue, anche se non faccio il nome, lei si siede e dice: guarda, la grammatica ti dice questo, questo si dice in questo modo. Come impara a parlare un bambino? I genitori gli parlano e mano a mano che gli parlano lui impara a parlare, giusto? Poi andiamo a scuola e a scuola ci fanno una testa tanto, che ci spiegano la grammatica, i verbi, la sintassi, eccetera, eccetera. Prima si impara e poi si studia, giusto? Perché? Perché le orecchie sono una cosa molto importante, quello che ci entra dentro le orecchie, che significa questo processo cognitivo? Vuol dire che si fissa dentro il nostro cervello e si fissa in maniera indelebile. Tu puoi parlare una lingua perfettamente, se la impari in questo modo, senza sapere neanche una parola di grammatica. Io vi posso dire, esperienza personale, non voglio parlare di me, io sono stato 40 giorni, ormai quasi 25 anni fa, in un paese dell'America Latina, senza quasi nessuno che parlasse l'italiano. Lì parlano lo spagnolo, che è abbastanza facile. Voi sapete che io in 40 giorni di questa cosa parlo lo spagnolo, lo capisco meglio di come parlo e capisco l'inglese, che lo sto studiando, lo sto continuando a studiare ancora, a perfezionare dopo 40 anni, perché io non sono mai stato due mesi in Inghilterra o negli Stati Uniti senza conoscere nessuno e facendo la full immersion. Capite quanto è importante quello che noi ascoltiamo? È molto importante anche quello che noi guardiamo in seconda battuta. Quindi attenzione, sto già andando verso la fine. Se questa persona fa delle preferenze, tratta meglio il ricco e tratta male il povero, che cosa gli sta dicendo San Giacomo? Non abbiate favoritismi nella vostra fede, cioè tu non hai ancora approfondito bene un aspetto fondamentale della fede e dell'insegnamento di Gesù. Cosa insegna la fede? Qual è il valore di un uomo e di una donna? Un uomo vale per i soldi che ha? Per la posizione che ha? Per il potere che ha? Per la bellezza esteriore? Per i titoli che porta? Per le lauree che ha? Un uomo vale in quanto tale? Un uomo vale perché è un uomo e perché è una donna, perché è una creatura di Dio, perché c'ha l'anima. Ecco perché noi non possiamo non trattare male nessuno, mancare di rispetto a nessuno e non conformarci alla mentalità del chi conta agli occhi del mondo. Chi sono i grandi personaggi agli occhi del mondo anche oggi? Chi sono gli influencer? I cantanti, gli attori, i calciatori, i politici. Non voglio fare altri riferimenti di stretta attualità, se no qualcuno si arrabbia. Quindi quelli che determinano l'opinione pubblica. E per noi chi è importante? Attenzione, chi è che... A me non me ne importa niente di quello che dice il cantante, di quello che dice l'attore, di quello che dice il calciatore. Per me chi è importante? Chi è che determina il mio modo di pensare? Chi dovrebbe essere? Con chi mi confronto? Con chi? Chi è il mio punto di riferimento?
è colui da cui veramente mi faccio formare, informare e anche influenzare. Sapete che nei social quelli che sono importanti si chiamano gli influencer, cioè quelli che influenzano, cioè quelli che condizionano il nostro modo di pensare. Sapete chi è il super influencer con la C, ma chi dovrebbe essere il nostro influencer? Non è difficile. Nostro Signore Gesù Cristo è l'influencer, se vogliamo vivere cristianamente. È Lui. Allora, se Lui mi insegna che un uomo vale perché l'ha creato Lui e perché ha sperso fino all'ultima goccia di sangue che c'è per Lui, e che un povero disgraziato, che è un poveraccio, ha la croce di sentirsi umiliato e mortificato dentro la mentalità del mondo che non stima la persona in quanto persona, ma in base a quello che ha o che appare di avere, non soltanto che io non faccio discriminazioni, ma lo tratto meglio di quell'altro, perché quel poraccio c'ha già le sue gratificazioni, il ricco c'ha già la sua gratificazione, tutti quanti lo... quel poveraccio non c'ha niente. Capite? Capite tutti quanti i processi? Cioè, una persona che istintivamente si comporta come farebbero tutti, dice, vabbè, tu vieni qua e quest'altro non è tanto importante. Capite cosa c'è dietro? Allora, questo per dirvi, figlioli miei cari, noi dobbiamo chiedere al Signore una cosa grossa, perché nella vita è molto importante che noi siamo capaci di entrare dentro noi stessi e comprendere bene cosa muove le nostre azioni. Guardate che nelle anche più piccole azioni che noi facciamo, volontarie, c'è sempre un movente, ma quasi nessun uomo ha il coraggio di entrare dentro se stesso e dire, oh, che sto facendo? Perché ho fatto questa scelta? Perché penso questa cosa? Perché mi sono fissato con questa cosa che mi sembra tanto importante? Siamo sicuri che è tanto importante? Perché giudico quella persona? È fondamentale questo processo. E se noi entriamo in questa dinamica, vuol dire che siamo pronti con il Signore a camminare mettendoci costantemente in discussione, in stato di apertura. Quando uno cammina in questo modo, guardate che Gesù comincia a dirtene una montagna, la luce arriva, le orecchie si aprono, le idee si schiariscono, le vite cambiano. Ma se noi, che capite il senso di quello che vi sto dicendo, noi siamo influenzati, capite? Cioè, è chiaro che se tu ascolti dalla mattina alla sera certi messaggi, tu sarai influenzato. Se tu in televisione vedi certe cose, tu non puoi vedere una cosa, io mi vedo questa cosa, ma tanto poi spengo la televisione, è finita e non mi fa niente. Non è così. Non funziona così. Capite? Perché quello che noi ascoltiamo e quello che noi vediamo ci influenza. Altro è ascoltare la parola di Dio, altro è ascoltare, non lo so, una conferenza spirituale, altro è passare un'ora davanti al Santissimo Sacramento, e altro è ascoltare un talk show, un dibattito televisivo, o, come so, un notiziario, d'accordo, o vedersi un film di un certo tipo o di altro tipo. Capite? Noi dobbiamo essere capaci di imparare a fare questa cosa, perché le esigenze della nostra fede ce lo chiedono e la qualità della nostra vita cristiana è influenzata da questo. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di poterlo fare. Io spero di essere riuscito a trasmettere questo messaggio profondo che è nascosto dietro le righe di queste, della liturgia di oggi, e che tanto è importante, ripeto, per la qualità e per la bellezza e profondità della nostra vita di fede. Siano lodati Gesù e Maria.